Un incontro fortemente voluto dal questore di Pescara Luigi Liguori, quello svoltosi stamani in sala consiliare al Comune di Pescara, alla presenza del vice direttore generale di pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Rizzi, per la presentazione del suo libro Investigare 5.0. Presenti anche il procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli e Fabrizio Politi, docente ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi dell'Aquila. Prima di iniziare, Rizzi si è soffermato in un breve colloquio con i giornalisti, nel quale non ha potuto non fare un riferimento alla morte avvenuta ieri del super boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro rappresenta l'ala stragista della Cosa Nostra e con la sua morte ovviamente rimarranno da chiarire molte cose e questo spetta agli organi inquirenti e alla magistratura. Matteo Messina Denaro segna anche la fine di un percorso di un'era mafiosa che era la fase stragista della Cosa Nostra. Oggi le mafie, sia la Cosa Nostra siciliana che le altre storiche organizzazioni mafiose italiane, penso all''Ndrangheta in particolare, stanno riproponendosi sul mercato del crimine internazionale con una metodologia del tutto diversa, utilizzando lo strumento della colonizzazione, andando a investire capitali all'estero, trasformandosi in impresa, una mafia ancor più insidiosa di quella stragista che abbiamo conosciuto nel passato. Tornando al tema del suo libro, le mafie si stanno anche adeguando alle nuove frontiere della criminalità che passano dal progresso scientifico alla globalizzazione e su questo le forze di polizia devono reggere il passo. Oggi, per esempio, la grande criminalità ricicla attraverso monete digitali, attraverso i bitcoin, che hanno il vantaggio di essere anonimi. Tutto questo comporta che di fronte a una minaccia criminale digitale e globale occorrono cooperazione internazionale, resilienza da parte delle forze di polizia, ma soprattutto tanta, tanta innovazione tecnologica. Rizzi, tra l'altro, ha ricordato degli strumenti esclusivi del sistema giudiziario italiano capace di prevenire e individuare infiltrazioni criminali, una prerogativa che tutta l'Europa ci invidia, ma anche ha ricordato purtroppo l'aumento preoccupante di reati predatori tra i più giovani, annunciando misure di controllo più massiccio sul territorio, ma anche misure di educazione e prevenzione attraverso una collaborazione sempre più stretta con il MIUR.